Allora, ci sono. Allora, il computer è molto inciampato, quindi non so come ne uscirà. Comunque, allora oggi volevo iniziare la prova della lezione sui farmaci antiroplastici, ovvero sulla preparazione dei farmaci antiroplastici, non sui farmaci antiroplastici, cioè nel senso non sulla farmacologia, ma quanto sulla, diciamo, sulle norme da seguire. Quindi neanche sulla tecnologia farmaceutica, cioè neanche sull'allestimento in sé, quanto sulle norme da seguire e da conoscere per poter allestire questi medicinali. Allora, va innanzitutto detto che i farmaci antiroplastici rientrano, li possiamo annoverare tra le preparazioni galeniche magistrali, allestite quindi da personale idoneo, personale addetto, generalmente farmacisti o al massimo anche infermieri, specializzati del reparto di oncologia e sono dei medicinali che sottostando quindi a tutte le regole che conosciamo generali delle norme di buona preparazione che si seguono per l'allestimento di tutti i medicinali, tutte le forme farmaceutiche galeniche allestite anche nelle farmacie aperte al pubblico, solo che in più qual è la differenza, cioè qual è la cosa ancora ulteriore, la difficoltà ancora ulteriore è che questi medicinali sono chiaramente sterili, poiché sono medicinali iniettabili chiaramente, quindi hanno infusioni endovenose, infusioni intravitali, per cui bisogna, oltre alle norme di buona preparazione che si seguono normalmente per tutti i medicinali galenici, in particolare per i magistrati in questo caso qui, bisogna seguire anche ulteriori attenzioni, bisogna avere ulteriori attenzioni perché si tratta di preparazioni sterili. Quindi chiaramente vengono richieste le cappe sterili, sicuramente non gli ambienti a contaminazione controllata perché comunque pensavo in un allestimento industriale, però le cappe sterili sicuramente sì. Sono medicinali galenici magistrali, quindi vuol dire che ogni preparazione è praticamente pensata per un singolo paziente, quindi il medico, lo specialista del reparto di oncologia prescrive la preparazione personalizzata per quel singolo paziente e quindi la farmacia ospedaliera allestisce questa preparazione per un paziente, diciamo, specifico, per le sue esigenze specifiche. Quindi non so, a differenza, quindi si può ancora differenziare dalle preparazioni ospedaliere, perché le preparazioni galeniche ospedaliere comprendono anche gli officinali ospedalieri che sono appunto utilizzati da vari pazienti di quel reparto e che quindi non sono personalizzate. Ma nel caso della preparazione del farmaco antiroplastico, praticamente ogni preparazione è stata viene allestita per il paziente specifico. Quindi sull'etichetta poi vedremo che ci sarà chiaramente il nome del paziente, i suoi dati e quindi tutto verrà tutti i dosaggi chiaramente sono esplicitati insomma dal medico che tiene conto chiaramente dello specifico paziente, del suo peso, della sua età, tutto quanto. Allora, quindi la preparazione di farmaci Leg antiroplastici per somministrazione parenterale con personalizzazione e diluizione della dose su prescrizione medica è una preparazione galenica magistrale sterile. Quindi regolamentata dalle NBP, come abbiamo già detto, che deve essere allestita sotto responsabilità del farmacista che garantisce qualità e sicurezza della terapia preparata. Allora, come al solito, qualità, efficacia e sicurezza sono i tre elementi, i tre parametri, insomma, imprescindibili che bisogna trovare in qualsiasi preparazione farmaceutica, ovviamente non solo in queste qui, anche in quelle industriali, come sappiamo. Solo che in questo caso praticamente abbiamo detto c'è diciamo, l'aggravante in più che queste sono delle forme sterili, obbligatoriamente sterili. Quindi questi parametri, queste caratteristiche, quindi tutti gli standard a cui deve rispondere questo tipo di preparazione,
Dipende, ma chiaramente, chiaramente dal farmacista, dalla sua competenza, dalla sua professionalità, ma anche chiaramente dalla sua interazione col medico, con il personale infermieristico di reparto. E quindi, come dire, tutti questi elementi messi insieme chiaramente portano ad una medicinale di qualità adeguata. Ricordiamo che tutte le norme di buona preparazione, quelle che valgono per qualsiasi chiaramente medicinale allestito anche nella farmacia aperta al pubblico, tutte no, queste norme appunto bisogna seguirle. Appositamente per far sì che la forma farmaceutica finale, che il medicinale finale, il galenico, sia esso magistrale o officinale, chiaramente finale, abbia delle caratteristiche di qualità adeguate. Quindi chiaramente tutto il rispetto di queste regole porta praticamente a un medicinale a una forma farmaceutica, come la vogliamo chiamare, di qualità idonea all'uso che se ne deve fare. Allora, chiaramente, secondo queste norme, il farmacista è responsabile dell'attività dell'allestimento, però può anche delegare sotto la sua responsabilità personale tecnico o tirocinante. Chiaramente il tirocinante può eseguire delle operazioni semplici, non chiaramente delle cose insomma, più complesse, e deve essere sempre comunque controllato, deve essere sempre sotto la responsabilità del farmacista titolare, il direttore insomma, della farmacia. Quindi i farmaci antiprotostici devono essere, leggo, preparati da farmacisti o altri operatori sanitari dedicati, infermieri o tecnici del laboratorio biomedico, nel caso di precisi accordi dell'ambito dell'organizzazione, sotto la responsabilità del farmacista formati secondo quanto previsto a linee guida nazionali o internazionali. Allora, quindi tutte le regole che andiamo a vedere, quindi formazione del personale, attrezzature, laboratori e quant'altro, si rifanno sempre ovviamente alle norme di buona preparazione che abbiamo già visto, insomma, che si conoscono per le altre preparazioni farmaceutiche, cioè di farmacia aperta al pubblico. Allora, prima cosa da vedere è il sistema di assicurazione della qualità. Allora, in farmacia esiste chiaramente, in tutte le farmacie, in qualsiasi farmacia, esiste un sistema di gestione della qualità che praticamente permette di seguire praticamente delle norme, delle regole ben precise e prestabilite che praticamente servono innanzitutto per guidare insomma, i farmacisti nell'allestimento, quindi per dire bene come devono fare ogni cosa, quindi tutte le procedure da seguire per ogni singola fase dell'allestimento, non solo dell'allestimento, ma poi vedremo anche per esempio redigere la documentazione, per preparare l'etichetta, per scegliere i contenitori, quindi per fare per ogni fase della preparazione e quindi non solo per guidare il farmacista, ma anche per far sì quindi che per dargli la certezza che alla fine di tutto il processo, di tutte le procedure, venga fuori ovviamente un medicinale di qualità adeguata. Dunque, tutto il sistema di assicurazione della qualità in farmacia dipende generalmente da alcuni parametri, cioè da alcune, come dire, da alcuni aspetti che vanno seguiti. Innanzitutto, come abbiamo già detto, la possibilità di documentare, cioè più che la possibilità, l'obbligo, diciamo, di documentare tutto ciò che si fa, poiché si parte sempre dal presupposto che tutto ciò che non è documentato è come se praticamente non fosse stato fatto. Poi praticamente si va anche quindi la documentazione che non solo serve quindi per attestare ciò che è stato fatto, per attestare come è stato fatto, ma che serve anche poi, servirà anche in futuro per altri operatori, altri farmacisti che intenderanno preparare eventualmente delle forme farmaceutiche simili, quindi è come se restassero un po' delle istruzioni di ciò che è stato fatto. Quindi ogni medicinale deve chiaramente essere rintracciabile, deve essere tracciato e tracciabile in tutte le fasi della
di produzione, di controllo, di etichettatura, come dire, di imballaggio, ecco, per quanto riguarda i contenitori, per esempio. Allora, quindi la gestione della qualità in farmacia in generale si basa essenzialmente su responsabilità delle persone che ci sono dentro, ovviamente, su pianificazione di tutte le fasi, su documentazione delle attività. Allora, poiché praticamente nella farmacia si seguono vari tipi di preparazioni, ovviamente bisogna mantenere costantemente sotto controllo tutte le fasi di allestimento. Quindi cosa si fa? L'approccio durante gli anni è cambiato perché non si esegue solo un controllo di qualità sul preparato finale, cosa che si faceva anni fa, ma si eseguono controlli documentati su ogni fase. Perché qual è il vantaggio? Il vantaggio è questo, che praticamente senza arrivare fino alla forma farmaceutica finale, che magari è sbagliata, o comunque senza arrivare a trascinare errori che comunque si andrebbero come dire, ad amplificare sempre di più durante tutto il procedimento, insomma, dell'allestimento, controllando ogni singola fase, cioè seguendo praticamente un controllo su ogni fase appena fatta, appena eseguita, chiaramente io evito di arrivare fino alla forma finale, che poi magari devo buttare, e quindi con spreco di tempo, materie prime, denaro, tutto quanto. Allora, quindi questo approccio che si segue serve appunto per evitare di trascinarsi errori che magari sono commessi all'inizio, per esempio un errore di pesatura, se io non, diciamo, lo fermo, non me ne accorgo in tempo, chiaramente l'errore di pesatura me lo porto fino alla fine, fin quando alla fine non mi trovo una forma farmaceutica che ha, per esempio, un volume o una massa, insomma, che non equivale a quella che è preventivata e che quindi mi farebbe scartare tutta la forma farmaceutica e quindi tutte le materie prime, solventi, reagenti e quant'altro, contenitori e quant'altro. Quindi l'approccio che insomma si è scelto è quello di appunto controllare fase per fase. Quindi io sempre seguo la pesatura delle materie prime, subito dopo la pesatura documento quello che ho pesato. Vado a eseguire un controllo già in quel momento delle pesature effettuate, così nel momento in cui, se io dovessi accorgermi di un errore, io andrei subito a diciamo, rimediare senza portarmi queste materie prime di massa o di volume, insomma, errate, senza evitare di portarmele avanti, insomma. Quindi diciamo che si segue un po' quello che viene, insomma, quello che è conosciuto come il PDCA, quindi programmare, do, check and act, praticamente si segue in piccolo anche in questo caso. Quindi io pianifico tutto quello che devo fare, quindi ovviamente nel caso del preparato antineoplastico io devo innanzitutto andare a vedere la mia ricetta magistrale. Quindi vado a controllare tutti i formalismi, vado a controllare i dosaggi, perché comunque nella farmacopea esiste la tabella 8 dei dosaggi, che mi dice appunto le dosi massime, perché insomma ci possono sempre essere errori, anche inconsapevoli a volte di un medico. Quindi vado a controllare tutti i formalismi, vado a controllare i dosaggi, vado a controllare eventuali incompatibilità sia dei principi attivi sia dei principi attivi con gli eccipienti e anche con i contenitori, certe volte ci sono anche incompatibilità anche con i contenitori, vedremo. Per cui vado, insomma, come prima cosa vado a pianificare, vado a vedere poi se io ho la disponibilità delle materie prime, chiaramente. Quindi se il medico mi dice che devo allestire questa preparazione di 200 mg di un certo principio attivo, chiaramente, con tutti gli eccipienti, con tutto, poi devo diluire magari in acqua sterile, eccetera, eccetera, io come prima cosa devo andare a vedere se ho effettivamente la disponibilità di queste sostanze. Quindi la prima cosa, lo stato di conservazione in cui stanno eventualmente, se sono state conservate bene, se hanno subito dei fenomeni degradativi, ad esempio le sostanze si possono degradare, si possono ossidare, si possono idrolizzare, possono subire alterazioni fotochimiche, insomma devo andare a fare tutto, cioè c'è tutto questo preambolo
da controllare, che poi lo stesso Brambo che ha in comune chiaramente una qualsiasi preparazione magistrale o anche officinale, insomma, in generale. Quindi ci si basa sulle responsabilità chiaramente di chi è nel laboratorio, perché praticamente la tutto è sotto la responsabilità chiaramente del direttore, del farmacista titolare, insomma. Nel caso della farmacia ospedaliera c'è sicuramente un farmacista che comunque ha la responsabilità di tutto quello che c'è sotto di lui, quindi degli altri farmacisti preparatori, eventualmente di tecnici di laboratorio e quant'altro. Quindi le responsabilità vanno assegnate in maniera chiaramente idonea, quindi a seconda della preparazione chiaramente che hanno queste persone, della qualifica che hanno queste persone, potranno ovviamente potranno eseguire determinati compiti. Allora, quindi tutti, praticamente il farmacista, diciamo direttore, quello lì insomma che ha tutta la sua responsabilità, va a tenere sotto controllo tutte le risorse necessarie per raggiungere il livello di qualità stabilita. Quindi chiaramente deve controllare, come già abbiamo detto, che sicuramente tutte le materie prime, le sostanze, i reagenti, i solventi siano presenti in quantità ovviamente sufficienti. Deve tenere sotto controllo anche le apparecchiature, la strumentazione, i macchinari, che le norme di preparazione vanno a normare anche dal punto di vista della manutenzione, della taratura e della pulizia. Quindi chiaramente, rifacendo sempre l'esempio della pesata, se io devo andare a pesare un certo principio attivo, una certa polvere ad esempio, e la mia bilancia è sporca di un qualcosa che si è pesato precedentemente, ovviamente vado a contaminare il mio medicinale, cosa assolutamente da non fare, ovviamente, soprattutto se si tratta di farmaci antiproplastici, dove che chiaramente hanno una finestra terapeutica molto molto ristretta, per cui anche un granellino, insomma, può essere molto pericoloso, anche un decimo di milligrammo può essere molto pericoloso, perché sono comunque medicinali, sono comunque principi attivi, chemotossici. Allora, quindi, che stavo dicendo? Quindi nel caso ci sono. Allora, dunque, stavo dicendo, quindi se per caso ho qualche strumento, diciamo, contaminato da qualche altro agente attivo citotossico, chiaramente andrei a fare un disastro totale, cioè questa cosa sarebbe molto molto grave. Quindi anche la pulizia, la manutenzione, la contaminazione di tutti i macchinari, tutte le apparecchiature, sono chiaramente sotto la responsabilità di questo titolare, insomma del farmacista responsabile. Chiaramente non parliamo qui di farmacia aperta al pubblico, ma parliamo di farmacia ospedaliera, per cui è un po' diverso, però c'è sempre un farmacista che è il volto sopra di tutti, insomma, che è il direttore. Allora, c'è infatti normalmente responsabilità dell'attività e responsabilità responsabile dell'archivio. Allora, quindi già abbiamo detto che bisogna pianificare tutte le attività da svolgere. Un'altra cosa da guardare bene, da tenere ben presente, è chiaramente il personale. Quindi il personale, come abbiamo già detto, deve essere un personale qualificato, formato in modo idoneo, quindi già sono farmacisti, sono anche quelli che fanno tecnici, insomma, sono persone che insomma stanno ovviamente allestire la fonda farmacena. Quindi è un personale quindi adeguatamente qualificato e adeguatamente anche aggiornato, continuamente aggiornato. Quindi ricordiamo che se ci sono corsi di aggiornamento, se ci sono per esempio delle nuove tecnologie, dei nuovi metodi insomma per allestire le farmacie, chiaramente qualche nuovo macchinario, qualche nuova metodologia, chiaramente il personale deve essere aggiornato necessariamente, deve fare il suo corso, il suo periodo di aggiornamento, durante il quale chiaramente
fa solo quello, quindi non può diciamo contemporaneamente palestina, anche se non ha imparato prima ovviamente. E quindi praticamente comunque questo personale, pur essendo chiaramente qualificato, aggiornato e tutto quanto, deve essere chiaramente sempre istruito, deve ricevere istruzioni specifiche durante chiaramente l'allestimento di qualsiasi forma farmaceutica, cioè, insomma lo so a memoria, diciamo così. Quindi per andare sul sicuro ci sono sempre delle istruzioni scritte per qualsiasi forma farmaceutica deve allestire. Allora, dunque tutta questa tipo di organizzazione, insomma, che abbiamo visto, innanzitutto ha lo scopo di, come abbiamo detto, sicuramente di portare a forme farmaceutiche di qualità idonea, adeguata. Poi dà la possibilità di ripetere la preparazione e limitare gli errori, perché come già abbiamo visto, innanzitutto se io vado a documentare ogni singola operazione, innanzitutto posso accorgermi subito dell'errore, posso tracciare l'errore e posso anche conservare poi tutta la documentazione che fungerà da, diciamo, istruzione per altre persone che allestiranno in seguito diciamo le stesse forme farmaceutiche, comunque forme farmaceutiche comunque simili. Tutto questo va a salvaguardia e sicurezza del paziente, ovviamente, che deve ricevere una forma farmaceutica sicura, chiaramente, sicura e efficace, ma soprattutto sicura. Permette anche un innalzamento dello standard di sicurezza per i lavoratori, perché il fatto di poter lavorare seguendo determinate, insomma, determinate regole permette, soprattutto quando si tratta di farmaci di questo genere, quindi di farmaci citotossici in questo caso, che sono molto molto pericolosi ovviamente. Il fatto di potersi avvalere, insomma, di poter avere queste regole a disposizione permette anche agli operatori stessi di non subire contaminazioni, di per esempio evitare aspirazioni di polveri, permette di evitare chiaramente pericoli di questo genere. Pericoli si lavora infatti in. Nel caso di chemioterapici si lavora chiaramente sotto delle cappe sterili di sicurezza, che quindi oltre a garantire chiaramente la sterilità al paziente, salvaguardano anche un pochino insomma, gli operatori che chiaramente lavorando dentro la cappa praticamente non possono diciamo, aspirare, non possono inalare chiaramente queste polveri. Allora, dunque il sistema di qualità, quindi ci sono queste fasi che già abbiamo detto, quindi decidere cosa fare, la pianificazione, scrivere ciò che è stato deciso, quindi la documentazione, fare, questo è quello che abbiamo detto prima, il PDCA praticamente, fare ciò che è stato scritto, quindi atto, la pianificazione, e verificare di averlo fatto. Quindi ispezione revisionaci qua, praticamente quando io vado a controllare, quando vado a fare tutti i miei controlli sulle singole fasi che ho appena fatto, insomma che ho appena effettuato. Allora, quindi tutto questo è un sistema controllato e validato poiché il farmacista deve pianificare, documentare, attuare e revisionare. Allora, l'assicurazione di qualità si avvale anche chiaramente dei controlli di qualità, ma non solo. Quindi prima, come abbiamo già detto, un tempo c'era solo il controllo di qualità finale, cioè sul preparato finale, che comunque sicuramente anche tuttora si fa, normalmente si fa sia sui magistrali che sugli officinali, quindi nel caso del chemioterapico ovviamente si fa il controllo di qualità finale, però chiaramente è stato visto che questo non basta perché laddove ci dovessero essere degli errori di volumi, di massa, di incompatibilità di qualsiasi tipo, insomma, che si vanno a trovare nella forma farmaceutica finale, chiaramente questo dovrebbe essere scartato, buttato via. Invece si cerca di evitare questa cosa qui, effettuando dei controlli fin da subito, fin dall'inizio.
Allora, gestione della galenica oncologica. Dunque, praticamente, gestione prescrizioni mediche nominative, già l'abbiamo visto, cioè praticamente nel momento in cui mi arriva la prescrizione, queste sono tutte preparazioni magistrali, come abbiamo già detto, perché sono praticamente preparazioni per singolo paziente, quindi dedicate a un singolo paziente, quindi appena arriva la ricetta magistrale, chiaramente si va a controllare che ci siano anche formalismi, le dosi, le incompatibilità, eccetera. Validazione delle prescrizioni, quindi si fa un processo di validazione una volta capito che va bene. Elaborazione della formulazione, allestimento, controlli, etichettatura, la vediamo dopo. Registrazione di lotti e documentazioni e vabbè, poi qui c'è l'operazione di chiusura che viene alla fine chiaramente. Allora, ci sono delle, durante le preparazioni, durante gli allestimenti, sono stati individuati, diciamo, degli errori tipici che vengono commessi durante durante l'allestimento e che quindi portano poi la forma farmaceutica in qualche modo sbagliata. Allora, quindi se si conosce prima tutto questo, si può cercare di evitarlo. Allora, una tipica fonte di errore è l'interpretazione errata dei dati anagrafici del paziente, perché magari è scritto male, scritto in maniera poco chiara, identificazione non corretta del farmaco prescritto, questo è gravissimo, interpretazione non corretta del dosaggio, calcolo non corretto del volume di prelievo, ricostituzione degli liofilizzati con solventi e volumi non idonei, quindi questo anche si deve andare a vedere. Allora, se il medico, allora, il medico potrebbe dire chiaramente diluisci con tale solvente, però se tale solvente dovesse essere incompatibile per qualche motivo, o con il principio attivo, o con gli altri eccipienti, o con qualsiasi altra cosa che vado a fare, con il contenitore, con qualche solvente, con quello che è, chiaramente io dovrei accorgermene. Quindi, poiché certe volte non se ne accorge praticamente, chiaramente quando vado a ricostituire poi mi trovo con dei problemi, evidentemente. Infatti, diluizione del contenitore finale con soluzioni chimicamente incompatibili o con volumi di diluenti non idonei con la dose del farmaco, quindi il farmaco può essere troppo concentrato, cioè il principio attivo, insomma, potrebbe risultare o troppo concentrato o troppo diluito. Quindi bisogna fare bene i calcoli con i medici chiaramente, e non solo, ma bisogna anche vedere, come abbiamo già detto, le incompatibilità. Perché io posso dire per esempio che un solvente, un diluente, può essere non chiaramente compatibile e quindi, oppure può essere non idoneo, nel senso che la solubilità di quel centro principio attivo è troppo bassa o troppo alta, per esempio, magari troppo bassa, per cui io mi posso trovare una quota di principio attivo, per esempio, non solubilizzata. Oppure miscelazione di farmaci fisicamente o chimicamente incompatibili tra loro. Quindi io vado a fare la miscelazione di più principi attivi, evidentemente, perché a volte si fanno, per esempio, i boli per infusione, in questo caso, in questi casi qui. Quindi quando io vado a mescolare, insomma, vari principi attivi, oppure vari principi attivi con gli eccipienti, insomma, può accadere la stessa cosa anche con gli eccipienti. Succede che praticamente sono incompatibili, quindi quando sono incompatibili si può verificare qualcosa come la precipitazione, ad esempio, o si può avvenire cosa chiaramente grave, o si può verificare che uno dei due farmaci perde di efficacia, perde di attività biologica, si possono verificare fenomeni di idrolisi, insomma, si possono verificare degli eventi che chiaramente non si devono verificare. Contaminazioni microbiologiche, non ne parliamo proprio, ovviamente, date anche poiché sono state portate da tecniche di manipolazione non correttamente eseguite. Chiaramente deve essere un medicinale sterile, questo qui è assolutamente sterile, quindi privo di qualsiasi carica batterica, anche in forma sporigena, tutto quanto. Quindi chiaramente un medicinale oncologico non può assolutamente essere, non può avere assolutamente contaminazione microbiologica. Questo qua, se si ammazza.
Allora, ho messo errata compilazione dell'etichetta oppure del foglio di lavorazione. Quindi se io sull'etichetta sbaglio a scrivere qualcosa, sbaglio a scrivere un dosaggio, sbaglio a scrivere che ci sta dentro, sbaglio a scrivere... sull'etichetta si scrive per esempio anche la velocità di infusione. Se io sbaglio a scrivere qualcosa del genere, ovviamente le conseguenze sono nefaste, ovviamente. Omissione del limite temporale di utilizzazione. Allora, anche qui chiaramente io andrei a somministrare, rischierei di andare a somministrare un medicinale che praticamente ha superato la data limite di utilizzazione, quindi il medicinale è scaduto praticamente e quindi danneggiato in qualche modo. Allora, 30, 30, 30 diciamo che c'è una distanza. Allora, questa è la prima parte.